settembre 1927. Amedeo di Savoia, terzo duca d'Aosta, appassionato pilota, porta a volare la madre, Elena d'Orléans. Con lei e col fratello minore Aimone lo vediamo bambino in questo antico documento cinematografico all'ippodromo romano delle Capannelle durante il Gran Premio. Il duca d'Aosta ha solo 16 anni quando parte volontario per la Prima Guerra Mondiale. Il padre, comandante della Terza Armata, lo presenta al generale Petitti di Loreto con due parole: niente privilegi, che sarà il suo motto per tutta la vita. Nelle battaglie sul Carso conquista la prima medaglia d'argento. Dopo la guerra va a lavorare come operaio nel Congo, poi è in Somalia e in Libia come ufficiale dei mearisti. Con i cammellieri parla in arabo e condivide tutte le fatiche di guerra. A Mirafiori nel 1926 diventerà pilota sotto la guida del grande trasvolatore Arturo Ferrarin. Il volo sarà la sua passione per tutta la vita. Quando Mussolini, che è alto 1,68 m, lo chiama Altezza, non vuole alludere ai suoi oltre 2 metri, dall'alto dei quali sovrasta tutti. A Trieste e Gorizia comanderà la pattuglia acrobatica italiana. Sarà collaudatore di aerei. Poi combatterà in Africa orientale, dove approfondirà la sua amicizia con Maria José di Savoia. Diventerà viceré d'Etiopia, pilotando sempre il suo aereo nelle zone più impervie dell'impero coloniale, con assoluto sprezzo del pericolo. Sarà amico di Balbo e, come Balbo, odierà i tedeschi, i loro nemici della Prima Guerra Mondiale. Segnalerà continuamente a Mussolini l'inadeguatezza del nostro esercito in Africa, supplicandolo invano, come gli altri generali Balbo, Badoglio e Graziani, a non entrare assolutamente nella Seconda Guerra Mondiale. Una volta in guerra, il duca d'Aosta combatterà da eroe fino all'ultima battaglia con i suoi soldati sulla cima dell'Ambalagi. Finite le munizioni, gli inglesi gli concederanno l'onore delle armi. Morirà prigioniero nel Kenya per una malattia polmonare. È sepolto a Nyeri con altri soldati italiani.